quando sei giovane è dura perché tutti quanti dai andiamo a ballare oppure vieni di qua, vieni là, no non posso perché ho allenamento, questo e quell'altro, e vedere loro che si divertivano e io che mi divertivo a mio modo, però ecco i miei amici si divertono un altro, non era proprio il massimo, però ecco sacrifici che poi a lungo andare valsa la pena farlo. Guarda, a livello di allenamenti quotidiani in teoria fai due volte al giorno, tutti i giorni, 3 ore la mattina, 2 ore la sera quando sei nel club, poi in nazionale e in collegiale ti alleni tutti i giorni, sempre 2 volte al giorno, però fai 4 ore qualcosa, quindi ci alleniamo dalle 6, 7, 8 ore al giorno, è un sacrificio importante. Io ho 30 anni, quindi ho vissuto una società diversa da quella che una gioventù diversa da quella che stanno vivendo i giovani adesso. Vedo nei giovani di oggi, anche nei miei compagni di squadra più giovani, quell'assenza di sacrificio, quell'assenza di poter dire lotto per qualcosa, hanno tutto quanto facile, tecnologia, internet, questo e quello, sicuramente un bene, però ecco per i giovani di oggi non vedo questa loro cattiveria dentro, questa voglia di poter arrivare in fondo. Si fermano alla prima occasione e dicono vabbè tanto poi, che ne so, c'ho il papà che mi compra questo. È dura molte volte stare sempre lì sul pezzo, però per fortuna vabbè, io ho la famiglia a casa che mi aiuta, mia moglie e mia bambina, quindi per fortuna c'è sempre qualcuno che ci dà la mano.